Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione di Christopher Askildsen. Interviene adesso il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino. Prego, direttore. Buongiorno a tutti voi che in ascolto. Oggi siamo per la presentazione di Christopher Askildsen. Come spesso ci sta succedendo, una piccola premessa che ci deve caratterizzare per meglio dare dei dati per poi voi analizzarli per chi ritiene giusto farlo, perché riteniamo che siano importanti anche per la conoscenza dei calciatori che noi veniamo qui a presentare, perché molti sono riconosciuti e conosciuti, qualcun altro riteniamo che è meglio dare qualche dato che può aiutare sia il ragazzo a farsi conoscere e voi avere qualche spunto in più. Oggi presentiamo Askildsen, che è un centrocampista, e io credo che lo conoscete perché in Italia in Serie A ha disputato 29 partite anche con un gol in campionato in Serie A, lo conoscete, però voglio entrare un po' in qualche particolare. Voi sapete, noi giochiamo con un centrocampo a tre e quindi giocando con un centrocampo a tre i centrocampisti si dividono in centrocampisti centrali, dove per caratteristiche sono registi e nonno. Sì, ci sono poi gli interni, interni con caratteristiche difensive e chi offensive. Io, se devo oggi parlare di Christopher, lo posso identificare come lo abbiamo preso e lo identifichiamo come un centrocampista interno che è capace di interpretare nel fare le due fasi, sia quella difensiva o offensiva, per cui si identifica un centrocampista interno. Devo dire che è un centrocampista molto duttile, un centrocampista che per caratteristiche sa fare le due fasi. Certo, è più, secondo me, un centrocampista anche per come sono le sue caratteristiche, un 70% o un 65% più difensivo che offensivo, ma queste sono le sue caratteristiche primarie. E qualche altro dato che posso darvelo, credo che sia molto importante, perché si caratterizza per essere un giocatore, come ho detto, molto, molto utile, però anche un centrocampista che sa giocare in maniera molto semplice la palla. E ho un dato qui che è molto importante, che ha il 78% di precisione nei passaggi, e oltre che il senso della posizione, che vi ho detto è caratterizzata in percentuali, come vi ho già detto. È bravo nelle letture difensive, perché il 65% ho detto che è più difensivo che offensivo, e ha una media di palloni intercettati di tre a partita nello scorso campionato, di 4 palle contese e vinte di media di incontro. E pur essendo un brevilino, è uno che sa saltare anche l'uomo, non lo fa in dribbling, però quando lo fa gli riesce anche in dribbling. Io ho un dato molto importante che io tengo conto anche quando si scelgono i calciatori, che ha il 79% di dribbling riusciti di media in partita. Io questi dati mi sembra giusto che ve li dia per poi farne uso se ne ritenete opportuno, e poi il resto lo chiederete al ragazzo, a Christopher, per domande che ritenete opportuno fare. Grazie, direttore. Come annunciato, adesso spazio alle domande per Christopher Askildsen. C'è la prima domanda di Pasquale Marzotta della Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno e benvenuto qui a Lecce. Arrivi qua e
comunque c'è da ambientarsi anche con le temperature, che comunque in Italia fa sempre caldo, ma l'anno scorso nella tua stagione 19 presenze, in un periodo poi non sei stato molto impiegato dovuto a situazioni tattiche di compiti in mezzo al campo oppure per problemi fisici? No, ho stato fermo un mese a febbraio e poi dopo questo ho entrato solo due partite per la scelta dei mister, quindi sì, scelta dei mister. Per quanto riguarda Lecce, sei partito in questa preparazione durante, che era già iniziata, come ti trovi in questo momento? A quanto stai a livello percentuale? La tua condizione a quant'è? No, qua sto bene, ho entrato in molto bello gruppo, è ovvio che il lavoro di fare, sai, all'inizio è un po' non difficile, però devi creare le relazioni fuori il campo, anche in campo, quindi ci vuole anche un po' tempo di creare questo e poi penso che arriviamo. La condizione meteo, la temperatura, quanto incide sulla tua prestazione, sulle tue condizioni fisiche, questi gradi, visto che vieni da una terra? Il gradi tu non puoi fare niente, quindi devi fare tutto che è in posto e poi il gradi è 30-35 ogni giorno, quindi tra un po' divento anche io un po' l'eccesso. Pier Andrea Casto, Salento Live 24. Prima di tutto, qual è stato il tuo approccio con mister Baroni e poi soprattutto vieni in una rosa dove ci sono tantissimi giocatori scandinavi, come ti stai integrando con loro, se c'è un rapporto di maggior legame? No, anche in Sampdoria è stato tanto di Scandinavia, quindi vabbè, per me piace più il cultura italiano, quindi abbiamo un danese, due svedesi, un islandese, è bene, però mi piace anche parlare con gli italiani, anche di stranieri, altri mondi. Poi in questo momento sicuramente la nazionale del tuo paese, la Norvegia, si è messa in risalto con dei talenti come Ødegaard, Haaland, sono giovanissimi, giocano già in Premier a livelli molto alti. Tu hai già esordito nella nazionale A, anche un piccolo spezzone. Quanto speri che questa avventura leccese ti possa portare magari anche ad affacciarti al palcoscenico della nazionale maggiore? Io non penso di questo, io penso di far bene qua, poi ci arriva, però non è qualcosa io penso ogni giorno. Gabriele De Giorgi, Lecce Prima. Volevo chiederti, intanto benvenuto, volevo chiederti se conoscevi Morten Hjulmand, che tipo di impressione ti ha fatto giocare vicino a lui. E poi la seconda domanda, la Samp lo scorso anno ha dovuto lottare tanto per salvarsi. Quale consiglio porta la tua esperienza a Lecce? Cioè, come bisogna affrontare questo campionato, considerando che Lecce è comunque una neopromossa, una piccola squadra che dovrà vincere la sua Champions League conquistando la salvezza? Qual è il consiglio che daresti ai tuoi compagni, visto che vieni da un'esperienza di lotta per la salvezza? La prima domanda, no, non conosceva il Morten, però ho parlato un po' con Damsgaard e mi ha detto che è un bravo ragazzo, anche ho visto qua le prime due settimane, è un bravo ragazzo, anche un bel giocatore. E il secondo è, secondo me è importante fare un bel gruppo, perché ha detto che in Serie A non siamo delle squadre più grandi, però se facciamo un bel gruppo con positività possiamo farlo. Carmen Tommasi, Telerama. Allora, due domande. Io volevo sapere se si rivede nella descrizione fatta dal direttore Pantaleo Corvino sulle sue capacità tecniche e poi Lecce partirà alla grande, prima la Coppa Italia con il Cittadella e poi l'Inter. Siete pronti? La prima domanda non ho capito, poi rifarla. La prima domanda. Volevo il
il direttore Pantaleo Corvino ti ha descritto le tue caratteristiche tecniche, se sì. Ti rivedi, se vuoi aggiungere qualcosa. No, io sono d'accordo con lui, ha detto bene, è il secondo domanda, che sì, secondo me siamo pronti, iniziamo con la Coppa venerdì e poi la prossima settimana contro Inter, vogliamo fare bene, speriamo anche il tifosi vengono allo stadio e poi sì. Volevo sapere se hai parlato con mister Marco Baroni in questo periodo e cosa ti ha detto. Parliamo, ci vediamo ogni giorno, quindi parliamo ogni giorno, però niente di, non voglio dire, non posso dire cosa parliamo perché tra io e lui, quindi però parliamo. C'è ancora una domanda di Pasquale Marzotta. Il numero che hai scelto c'è un motivo, il numero di maglia? È solo perché quando ero piccolo e mi piaceva sempre il 7. E avevo anche quando ero piccolo, quindi solo per questo. Non c'è nessun giocatore, solo il 7? No, quando ero piccolo mi piaceva Ronaldo. Però io sì, però ho giocato sempre con 7 quando ero bambino, quindi è un numero che mi piace. E sempre centrocampista o esterno? Quando ero piccolo ho giocato attaccante esterno. Quante lingue parli oltre al norvegese? Inglese. Norvegese e inglese. E del dialetto salentino hai già imparato o no? È un po' difficile però. Ha imparato Angale. Però magari tra un po' di mesi imparo anche il dialetto dell'Arcese. Ultimissima domanda per Andrea Castro. Visto che sei veramente ancora tanto giovane, cosa dovresti migliorare secondo te? No, tutto. Devo fare fase difensiva, devo in contrasti. Con la testa, offensivi con la palla, passaggi, tutto. Va bene, c'è un esempio di un giocatore a cui dove vuoi arrivare? C'è un esempio di un calciatore a cui ti ispiri per arrivare a... No, guarda, io voglio fare tutto che posso e poi vediamo dove arriva, però io voglio fare bene, fare un buon carriera. Però io voglio arrivare alla Champions League, Coppa del Mondiale, vincere il scudetto, però ci devo lavorare anche. Grazie a Christopher Skilsen, grazie al responsabile della tecnica Pantaleo Corvino, al direttore sportivo Stefano Trinchiera, a tutti quanti voi. Buona giornata. Buona giornata da voi.